motion to. Il progetto Canale Web Aerospaziale di ASI, l'Agenzia Spaziale Italiana, è nato dall'esigenza di divulgare il sapere tecnico-scientifico tra i giovani. I promotori del progetto sono l'Agenzia Spaziale Italiana e il Centro Italiano Ricerche Aerospaziali, che durante l'anno scolastico 2003-2004 hanno sperimentato il canale web e un portale, con 50 scuole superiori, su tutto il territorio nazionale. In questo contesto è stato realizzato un software per un originale videogioco elettronico con lo scopo primario dell'edutainment, una fusione tra education e entertainment, finalizzato all'apprendimento tramite l'approccio ludico dei concetti della fisica di base e di altri principi della scienza, direttamente connessi e funzionali all'utilizzo del videogioco. Lo scopo è quello di attrarre l'interesse di giovani di età compresa tra i 14 e i 18 anni. Il motivo per il quale l'agenzia investe diverse risorse economiche in programmi dedicati comunque alle scuole e ai giovani in generale, e in particolare agli studenti e ai docenti delle scuole superiori, è perché si è registrato negli ultimi 10 anni un calo di notevole, diciamo, portata di iscrizione alle facoltà scientifiche, ed è per questo che l'ASI ha anche chiuso un protocollo d'intesa col Ministero della Pubblica Istruzione e ha avviato da qualche anno a questa parte dei programmi cercando di offrire però un prodotto che si differenziasse un po' dal tradizionale prodotto didattico, diciamo, di offerta formativa. E quindi ha messo su un team di consulenti, di esperti di metodologie didattiche, il massimo degli esperti nel campo della fisica, e ha cercato di offrire un prodotto che tendesse sostanzialmente a catturare l'attenzione dei ragazzi. Quale, diciamo, strumento migliore se non quello di un videogioco? In questo progetto il contraente, cioè colui che ha sviluppato il gioco per noi, ha collaborato in maniera molto intensa con l'Agenzia Spaziale Italiana, con gli esperti posti a disposizione per il progetto Canale Web Aerospaziale, quindi un comitato che racchiudeva esperti in ambito cognitivo, in ambito scientifico e quindi anche esperti in ambito spaziale. Il gioco cerca di miscelare una fase di apprendimento e di gioco mantenendo le caratteristiche più tipiche dei videogiochi, quindi punteggi, livelli da superare e c'è anche una classifica in rete che è possibile, sulla quale appunto è possibile essere presenti se si riesce a raggiungere un dato punteggio che supera più degli altri. C'è un cadetto che è il personaggio del gioco, che si trova a raggiungere una base su Marte e qui supera dei moduli che permettono man mano di avanzare durante l'addestramento per diventare un cadetto spaziale. Questi moduli sono strutturati con delle fasi di lezioni, poi delle fasi sperimentali e delle fasi, diciamo, definite di missione. Una notevole diffusione sta avvenendo con connessioni da tutta l'Italia. Ci sono anche, diciamo, connessioni che arrivano da altri paesi, però al momento il software, che ha una notevole sezione doppiata, quindi parlata, è in italiano e quindi, diciamo, al momento non è previsto per una diffusione internazionale. Ehi, ciao! Tu sei il cadetto nuovo, vero? Quello che ieri ha preso i comandi dello shuttle. Il tuo arrivo qui in Accademia non è stato decisamente tra i più tranquilli. Sette ore.